Paola Maria Bragion, il nuovo componente della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Sostituisce il dimissionario Corrado Cartoni, coinvolto nell'affare Palamara. Il cosiddetto CSM parallelo promette di vivacizzare ancora per molto tempo il mondo giudiziario e politico italiano. Infatti sono ancora tante le intercettazioni ambientali da esaminare inviate dalla Procura di Perugia a Piazza Indipendenza. La sezione disciplinare del CSM, appena ricostituita, potrà decidere sui procedimenti avviati dal Procuratore Generale della Cassazione e dal Guardasigilli contro i consiglieri coinvolti nel CSM parallelo. Si tratta di una grande questione morale, ha commentato il nuovo presidente dell'ANM, il sindacato dei magistrati, il PM Luca Poniz. C'è un problema di carrierismo ed è secondo me una delle ragioni che hanno portato anche ad una degenerazione dei comportamenti quotidiani. C'è una brama di incarichi che a mio modo di vedere non è coerente con la nostra funzione. La nuova giunta dell'ANM ha messo nell'angolo magistratura indipendente, considerata la componente più coinvolta nell'affare Palamara. I procedimenti disciplinari avviati in consiglio potrebbero indurre anche l'ultimo consigliere ancora autosospesosi, Paolo Criscuoli, sempre di magistratura indipendente, a dimettersi. Una volta azzerate tutte le possibili connessioni con il cosiddetto CSM Umbra, il Consiglio Superiore potrebbe avviare anche la nomina dei responsabili di procure e tribunali ancora ferme da mesi. Il governo intanto sta pensando alla riforma, ipotizzati piccoli collegi con pochi candidati su tutto il territorio nazionale.